Ma tu capisci? L'onorevole Pedigot comincerà a farti la corte. La commedia sexy all'italiana. Su Italia 136. Italia 135 diventa il grande cinema con il meglio del western. Canale Italia 83. Ricordiamolo insieme, amici cari, questo è il Canta Italia. Adesso però la prossima canzone. Affermandosi ormai come uno tra i più grandi gruppi televisivi nazionali insieme a Rai, Mediaset e La 7, Canale Italia continua a guadagnare nuove porzioni di pubblico attestandosi attualmente a 6 milioni di telespettatori. Nata nel 1976, l'emittente ha iniziato a moltiplicare da subito i propri ascolti, conquistando ogni anno porzioni importanti di pubblico ed espandendo progressivamente la propria copertura su tutto il territorio nazionale. Buona giornata, soprattutto buona domenica, domenica 21 dicembre, ci avviciniamo a Natale, atmosfera di festa e oggi, anche oggi, il nostro appuntamento con l'informazione è presente ed è puntuale come ogni giorno fino alle 8 su Italia 53, canale Italia 83 e anche sul nostro canale Sky 913 in chiaro in tutta Europa, quindi chi ci segue anche dall'estero e vuole intervenire, il numero è sempre lo stesso, quello che vedete in sovraimpressione, 049 63 11 11. Potete chiamare già da ora, i nostri ospiti sono pronti, svegli, sono riusciti ad arrivare qui nonostante la nebbia, perché almeno qui in pianura ce n'è parecchia e quindi oggi sentiremo anche loro e quello che ci racconteranno. Comincio da in fondo col salutare Barbara Vaudano, promotrice e organizzatrice di eventi. Buongiorno Barbara, benvenuta. Buongiorno a tutti, buongiorno Massimo. Raffaele Cavaliere, psicologo, psicoterapeuta, autore di diversi libri, conosciuto in tutto il mondo, visto che è sempre in tournée con tante conferenze, con tanti incontri e oggi ci presenterà il suo ultimo libro, grazie anche ai giornali che sono arrivati in presa diretta. Grazie Raffaele. Grazie a voi di questa grande opportunità. Speriamo di portare un po' di luce in mezzo a questa nebbia perché oggi parleremo di fattori molto importanti. E allora sarà la luce della conoscenza a dare la possibilità alle persone di avere un'altra visione. Tra l'altro poi è anche il 21 dicembre, giorno del solstizio, perciò oggi è il giorno più corto dell'anno e rinasce il sole e di conseguenza avremo anche quest'altro fattore al nostro sostegno, porteremo un po' di luce nel mondo. Quindi, visto che è il giorno più corto, dobbiamo sbrigarci, perché tra poco finisce la trasmissione. Delle volte, il bello è che quando tratti argomenti, comunque ogni volta importanti, 2 ore sembrano tantissime, però poi ti accorgi che in 2 ore hai fatto il 20% di quello che dovevi fare, perché tra le telefonate e il raccontare le cose, gli ospiti che siete in quattro, che insomma interagiscono tra di loro, quindi viene fuori un bel discorso, però alla fine il tempo è sempre molto molto poco. Vedremo comunque come andrà stamattina. Stefano Bonaldo, sindaco di Galliera Veneta, buongiorno sindaco, benvenuto. Buongiorno Massimo e buona domenica ai tuoi telespettatori, amici. Grazie. E ai due lati di questi due uomini ci sono queste due donne belle e ricce, e la new entry è anche Lilin, benvenuta. Buongiorno a tutti. Cantante che arriva da Bondovì. Sì, provincia di Cuneo. Provincia di Cuneo, insomma, provincia di Cuneo, la Dispoli, Galliera Veneta e Padova. Insomma, abbiamo... tutta l'Italia. Cioè, rappresentata tutta l'Italia. Perché Lilin è qui? Perché sta promuovendo un pezzo... il suo nuovo lavoro che è accompagnato tra l'altro da un video che è in rotazione sulla nostra rete Canale Italia Musica, molto particolare perché tratta un tema importante. Purtroppo
purtroppo un po' troppo attuale. Tra l'altro, in questi ultimi periodi bisognerebbe aggiornare poi tutti i nomi che vengono fuori alla fine del tuo video, sì, vero? Perché il femminicidio si continua purtroppo a documentare le cronache di tutti i giorni. Come ti è venuta questa idea? Io appunto faccio la cantautrice, cerco di farla nella vita. Il mio primo singolo, che si intitolava Siamo nella rarità, era dedicato al mio grande amore, alla mia storia d'amore. Poi una mattina mi sono svegliata e ho preso coscienza, cioè il giorno dopo il mio compleanno mi sono svegliata con la notizia della morte di Fabiana Luzzi, che era quella ragazzina di 16 anni di Corigliano Calabro, e ho capito che una ragazzina così avrebbe avuto bisogno di una storia d'amore adolescenziale, quindi quella, diciamo, è stato un po' lo scatto che mi ha aiutato a scrivere questa canzone. Ero bombardata da questa lista di nomi interminabili di donne, appunto, a cui oggi se ne aggiungono altre, che perdevano la vita, soprattutto il 70% di queste donne tra le mura di casa, quindi da ex compagni, mariti, che invece avrebbero dovuto accudirle, coccolarle. E quindi ho sentito proprio la necessità di scrivere questa canzone con la rabbia di una ragazza di 25 anni che sente il dolore di queste donne. Più che altro proprio perché è importante, secondo me, parlarne e far prendere coscienza il più possibile, perché ci sono tante cose da risolvere purtroppo. Stiamo facendo dei passi avanti anche grazie alle istituzioni, ma purtroppo questa cosa non basta, quindi no. Ho deciso di scrivere. Comunque è una bella responsabilità, perché la musica, quando dà dei messaggi, arrivano, non è... Sì, io penso che la musica... Non è come ascoltare un politico, voglio dire che sì, vabbè, è tutta fuffa, quindi... Penso che la musica vada proprio oltre il puro significato delle parole, quindi il mio intento era proprio arrivare alle donne e cercare di magari spingerle a denunciare se non l'hanno ancora fatto e cercare di capire le situazioni, spesso che noi siamo molto romantiche, quindi spesso è anche labile il confine, bisogna capirlo. Vabbè, poi aspettiamo che l'Italia si svegli un po' alla volta, poi dopo lo faremo vedere, così apprezzeremo sicuramente il tuo bel lavoro. Barbara Valdano, visto che voi due siete new entry qui nel nostro salotto, sì. Argomento delicatissimo. Molto delicato, molto sentito ormai da tutti. Femminicidio è un problema di sempre, no? Di sempre, sempre. Chiaramente l'informazione ce lo porta davanti di colpo, troppo spesso, tanto acclamato, c'è sempre stato, adesso abbiamo modo di cercare, non dico di evitarlo perché come vediamo è molto difficile, però possiamo parlarne, possiamo aiutarci tra donne tantissimo. Ecco, io vedo ci sono molte manifestazioni, molte associazioni che aiutano le donne in difficoltà, le donne che hanno subito violenza, cioè... C'è veramente da parlarne una vita e ci auguriamo che con l'informazione possiamo aiutare le donne a parlare, a tirare fuori il problema, perché il problema nostro di donne è che per amore, per paura, per i figli tante volte tacciamo il disagio, la paura e la violenza, questo è sì. Un problema grande. Tra l'altro questo è un argomento che avrei trattato stamattina anche con la professoressa Lucia Giolo, che però è influenzata e che ha scritto diversi libri, anche lei ne avrebbe presentato uno che andava in questa direzione, quindi la saluto, le faccio gli auguri di una pronta guarigione e magari in questo salotto di notizie oggi ci ritroveremo con l'anno nuovo. Raffaele Cavalieri invece... ha scritto questo manuale esoterico di costellazioni familiari, metodo e principi rivelati, eccolo qui, lo mettiamo, poi magari vi sistemate anche la telecamera, Hermes Edizioni. Allora, Cavaliere, che cosa sono le costellazioni familiari? Perché vi pare che il principio di tutto parte da quella legge universale, ciò che semini raccogli. Quella è la legge morale che... contiene le tre leggi fondamentali del divenire, la legge dell'equilibrio, la legge di causa-effetto e la legge d'attrazione, e di conseguenza possiamo dedurre che la nostra esistenza si basa sulla nostra capacità di realizzare i nostri pensieri con una certa coerenza e, per chi ha la forza, addirittura ottenere ciò che desidera. Ma le costellazioni familiari parlano soprattutto delle relazioni umane e di come l'uomo si pone di fronte al suo mondo, e attraverso questa tecnica, che poi si inserisce
nel filone della psicogenealogia, che è molto antica, perché già lo stesso Freud, anche Jung, ipotizzavano l'influenza proveniente dagli antenati, e di conseguenza si capiva che esisteva un epicopione, il termine tecnico che viene utilizzato da più di 40 anni è questa trasmissione di comportamento da parte di una persona ad un'altra attraverso le generazioni. Perciò possiamo tranquillamente dire che il comportamento di un individuo non necessariamente è solo dovuto alle proprie capacità di autodeterminazione, ma addirittura ci sono influenze inconsce che possono modificare il comportamento. Anche per quanto riguarda il femminicidio, sarebbe interessante indagare se l'omicida abbia avuto già in famiglia un qualcuno che ha ammazzato una donna. Con buona probabilità potremmo anche vedere... O quelle vedere... mamme che ammazzano i bambini, come esatto. Quella si presume in Australia, o i fatti accaduti anche qui da noi in Italia. Sì. E allora si è visto, questo anche facendo degli studi, diciamo così, longitudinali attraverso le popolazioni, che c'è questa ricorrenza. Addirittura in un ospedale americano per 20 anni sono state fatte le analisi, proprio le anamnesi, come si chiamano tecnicamente, e si è visto che alcune malattie che si ripetevano nelle generazioni erano proprio trasmesse. Questo fattore ben conosciuto in psicologia, in antropologia. Si conosce anche il fatto che i traumi di persone che hanno vissuto, diciamo così, una guerra civile o delle situazioni altamente stressanti trasmettono alle generazioni successive questi traumi, e i discendenti mostrano la stessa sintomatologia. Questo fattore oggi è stato scientificamente appurato da un laboratorio di biologia dell'Università di Zurigo, dove hanno scoperto che i traumi vengono tramandati per 3 generazioni nei topi. Perciò se nel topo funziona la trasmissione di un sintomo sviluppato per una situazione altamente stressante, figuriamoci l'uomo cosa può avere. Perciò diciamo che ciò che nelle costellazioni familiari viene chiamato irredimento, nel mondo della psicologia epicopione, noi sappiamo che adesso c'è addirittura il microRNA, che è una parte del DNA, che trasmette queste esperienze. E possiamo dire che le costellazioni a livello clinico risolvono ciò che una volta era un mistero, questa trasmissione transgenerazionale. E sarebbe un ottimo metodo di indagine anche nel campo forense, perché noi potremmo tranquillamente rappresentare una scena del delitto, mettendo dentro ovviamente le figure che hanno partecipato a quelle dinamiche, e capire quali sono i legami occulti. Le costellazioni familiari servono proprio per mettere in evidenza la relazione che un individuo ha con una malattia, con una situazione sociale, con il lavoro, perché addirittura si possono costellare entità astratte come può essere il mio lavoro, la mia professione e quant'altro. E come dico già da tanti anni, è la punta dell'iceberg di una lunga tradizione psicoterapeutica che oggi è stato scientificamente dimostrato addirittura attraverso la biologia. E nel mio libro spiego le origini scientifiche, faccio tutta una panoramica della psicogenealogia, spiego che cosa è un campo informato a livello del campo morfogenetico in biologia, perché il professor Sheldrake ha formulato il campo morfogenetico, che è molto simile come struttura all'inconscio collettivo già teoretizzato 100 anni fa da Carl Gustav Jung. Conosciamo la cronaca akashica di persone che si interessano dell'insegnamento tradizionale, perciò sono cose tutte note queste coscienze collettive, come esse influenzano l'individuo. E anche per quanto riguarda il femminicidio, l'ha detto già l'amica Barbara prima, bisognerebbe capire se a livello statistico questi omicidi sono aumentati oppure la percentuale è sempre la stessa. E nel caso fossero aumentati,
potremmo anche tentare di comprendere a livello di analisi se è dovuto all'incapacità dell'uomo a relazionarsi con una donna, visto che oggi le donne hanno sviluppato una maggiore autonomia, una maggiore libertà di pensiero e hanno anche la capacità di trasmettere in modo più palese le emozioni e i sentimenti. I maschi sono sempre stati un po' limitati. È diventato nella il sesso debole il maschio. Il sesso debole sembra attualmente quello il maschile, mentre la donna si è conquistata in nuovi spazi, il maschio non ha saputo fare altrettanto. E questo potrebbe essere un motivo per cui porta all'esasperazione un uomo che non sa gestire le sue emozioni, non sa gestire il sentimento che nutre per una donna, in più non sa gestire nemmeno la sua pulsione sessuale, perché da dominatore ora è diventato vittima, perché come è ben detto sembra che l'uomo sia più debole della donna. Poi a livello scientifico è sempre stato così, eh? La donna anche a livello fisiologico è più resistente, sono più intelligenti le donne, avendo una migliore capacità di esprimere. Stai diventando simpatico. Sì, io sono un femminista. No, perché le vedo compiaciute. Perciò sarebbe interessante andare in profondità e capire cosa succede al omicidio. Come è cambiata la società? Cioè, questi mezzi che abbiamo oggi, come per esempio anche il fatto di questi studi che porti avanti, fa capire che la società sta cambiando, per esempio, in peggio, perché poi anche l'informazione ti porta a conoscere cose che forse magari prima restavano tra le quattro mura domestiche, come diceva Lilin o anche Barbara. Beh, personalmente sono convinto che siamo in una fase di transizione. Noi conosciamo le quattro ere, noi siamo nell'era del ferro, ovvero nel punto più lontano dal sole centrale. Il nostro sistema fa un giro di 25.920 anni intorno a Sirio B, perciò il nostro sistema solare fa questo movimento ellittico. Quando siamo nel punto più lontano, siamo nel punto più lontano dall'energia. L'energia è intesa anche come Dio, per chi crede in Dio, potremmo dire è il punto. E lì c'è la massima espressione della decadenza, della corruzione, e i fenomeni ai quali noi oggi assistiamo, cioè non c'è più una struttura umana che regge, la coppia è scoppiata, la famiglia è stata distrutta, la società effettivamente non funziona più perché molti non stanno al loro posto, cioè non c'è più ordine, la politica non ne parliamo perché adesso andare a fare la cronaca politica di prima mattina alle 6 è inutile parlare del malfunzionamento di questo mondo che dirige il destino di 60 milioni di italiani, perché è meglio parlare dei fatti nostri. Allora, siamo in un passaggio di cambiamento e anche quello che sta succedendo nelle relazioni tra uomo e donna è la dimostrazione che si formeranno nuovi equilibri. Se fino a 20-30 anni fa la donna era repressa, perché è vero che ci abbiamo solo con la Repubblica Italiana il diritto al voto. Una volta il femminicidio era un delitto d'onore, un uomo poteva ammazzare la moglie perché magari pensava di essere tradito. Nel codice penale non c'era la punizione, perciò anche questo è un progresso. Alla donna è stato dato il voto, alla donna è stato riconosciuto una sua dignità, non era solo schiava del maschio. 50 anni fa guai se una donna alzava la testa, non c'era nemmeno il divorzio e la separazione. Non voglio fare apologia di separazione o divorzio, perché non è questo il caso, però vediamo come generalmente la donna si è emancipata, ha avuto un ruolo, diciamo, più equilibrato rispetto al ruolo del maschio, cioè non era più subalterna ma era, diciamo, quasi equiparata. Non per niente ci sono le quote rosa in politica, si vuole imporre nelle dirigenze delle grandi aziende minimo il 50% della presenza della donna. Perciò vediamo proprio come la donna lentamente ritorna ad avere il giusto ruolo, il suo potere. Questo significa che se l'uomo non fa lo stesso progresso come sta facendo la donna, è chiaro che l'uomo regredisce. Ma se prima ci abbiamo avuto un patriarcato netto, adesso non dico che torniamo al matriarcato, perché prima ancora che ci fosse il patriarcato, in tutte le società
vigeva il matriarcato. Allora, dopo il matriarcato è arrivato il patriarcato. Ma adesso sembra che ci sia la lotta, ma non una lotta per la sopraffazione. Ma una lotta alla pari. Una lotta alla pari. E il prossimo passo sarà che ci sarà finalmente una relazione paritetico tra uomo e donna. E questi sono i tempi finali e sono gli eccessi, i femminicidi. Ok, c'è una telefonata, poi ci ritorniamo ovviamente perché l'argomento è sicuramente interessante. Pronto? Pronto, buongiorno dottor Martire, lei è il suo ospite, Graziella da Tor Viscosa. Buongiorno Graziella. Buon Natale a tutti, buona festa a tutti, anche se è Natale, è una festa mascherata che per non tutti è Natale. Allora, oggi si parla di femminicidio. C'era anche? C'era una canzone che diceva, donne in cerca di guai, donne, si ricorda quella canzone? La canzone di Zucchero, certo, sì, donne. Sì, sì, che si innamorano degli altri uomini che poi molto facilmente i cantanti gridano al mondo, no? Ascoltiamoli. Dobbiamo dire ai psicologi che devono intervenire se non vogliono, se vogliono cambiare sesso o parlare di, o fare sesso con gli altri uomini, questo non deve essere un problema che deve pagare la società. I problemi sono che i psicologi devono dare risposte anche alle persone che hanno bisogno di sostegno psicologico, perché girando nelle famiglie si vedono non problemi di femminicidio, si vedono altri problemi, perché la gente soffre psicologicamente, non è ascoltata. Faccio un appello ai politici che devono rispettare la psicologia, perché non si può lasciare morire le radici per soffrire psicologicamente di un ambiente psicologico. Grazie Graziella e buon Natale. Un appello ai politici, non rispettano neanche gli italiani, figuriamoci se rispettano gli psicologi o chi naturalmente scientificamente arriva ad avere dei dati e in mano, non dico le soluzioni, ma sicuramente facendo tutti in rete si potrebbe ottenere anche dei risultati. Diciamo che però molte volte ascoltare i cantanti è importante, perché loro con poche righe di un testo arrivano, no? al messaggio. Quindi se lo fai piacevolmente anche con una bella canzone, sì, credo appunto che un buon ascolto può sempre unire un buon messaggio. Nella mia vita la musica è stata una cura, quindi è anche quello il mio intento, scrivere canzoni per cercare di aiutare le persone a riflettere soprattutto, quindi speriamo che succeda. Però ho paura che poi alla fine, Sindaco, il problema stia anche nel fatto che all'interno della famiglia certe volte non si percepiscono certi stati d'animo, certi malori, certe situazioni, perché siamo tutti indaffarati a guardare noi stessi e non c'è tempo per questo, non c'è tempo per i figli, ma sì, uno parla e l'altro guarda la televisione. Non c'è questa unione anche in famiglia dove capisci se una persona che se anche ti fa un bel sorriso poi alla fine dentro sta male. Beh, Massimo, parlare di violenza sulle donne di qualsiasi età è un argomento abbastanza difficile. Spesso chi lo affronta e non è un professionista come appunto un psicologo o altro, educatrici o altro, rischia di cadere un po' nel retorico, e spesso noi piccoli politici, perché poi alla fine sono gli amministratori che magari ricordano con qualche evento o con qualche cosa la giornata sulla violenza, contro la violenza sulle donne, rischia di cadere, come dicevo, nella retorica e anche poi nella banalità, nella superficialità. Quindi alle volte il messaggio, anzi spesso e volentieri, il messaggio non passa, o passa come una ricorrenza da ricordare, così, da fare un giorno all'anno e poi basta, come la festa del papà o della mamma, robe così. Invece è un problema purtroppo molto radicato, molto di più di quello che si pensa. In effetti le statistiche sono molto, come dire, forti e pessimistiche. È un fenomeno che è in aumento, anche se nel numero di omicidi si è stabilizzato in questi ultimi anni, in realtà è in aumento il numero dei casi di violenza nelle famiglie. Perché, ricordiamoci che noi pensiamo all'atto estremo, quello dell'omicidio, ma in realtà la maggior parte delle violenze sulle donne viene fatta all'interno delle famiglie, spesso quindi da papà o da genitori o da mariti, verso quelle donne che sono di casa.
con anche micro violenze, cioè non necessariamente la violenza può essere fisica, ma prima di essere fisica spesso è psicologica, è verbale, riguarda un comportamento di questo maschio o alle volte anche più maschio all'interno di una famiglia. Comunque la donna sembra, sarà forse perché siamo un paese, non so, mediterraneo, non lo so cosa, cultura latina, però l'Italia continua ad avere una forte discriminazione verso le donne. Pensiamo ad esempio che l'Italia è tra i paesi europei col più basso numero di donne dirigenti. Oppure, a parità di lavoro, le donne in Italia continuano ad avere un salario più basso degli uomini, certo. Come se le donne fossero più stupide o meno capaci di uomini. Abbiamo meno donne all'interno della politica, e lo parla uno che è l'unico comune che ha avuto un ricorso in Italia, sebbene ce ne siano centinaia, sul fattore delle quote rosa, perché non ho messo due donne invece, ne ho messe una solo. Però, ad esempio, ho contestato questa legge perché classifica una donna solo in base al sesso e non certamente alle sue capacità, e quindi la trovo con effetto contrario rispetto all'effetto che dovrebbe fare, cioè garantire per forza il posto non in base alle capacità, ma solo in base al sesso. Deve fare numero piuttosto che... deve fare numero in questo caso. Esatto, solo per fare numero e basta, quindi non, in un certo senso si va a svilire la loro funzione. Certo. Vi fermo perché c'è la pausa pubblicitaria, ritorniamo tra pochissimo, ancora ovviamente con le vostre telefonate, parleremo non solo di questo, ma se ci tenete, visto che siamo vicini anche a Natale, dare valore a quello che è la famiglia, visto che la famiglia si ritrova poi a tavola tutti insieme a Natale, è giusto magari fare un punto fermo anche su questa situazione che la trovo di primaria importanza. Poi la politica viene... è festa, non roviniamoci la giornata. Pubblicità. Oggi insaporiamo tutti i piatti con salamoia bolognese. Io la uso da 40 anni. È come quella fatta in casa, con tutte erbe fresche. Buona! Ma ci sono anche i nuovi saporitori con Presal iodio protetto. Eh sì, e lo iodio fa bene. Lo dice anche il Ministero della Salute. E per l'acqua della pasta, Presal grosso, che ci garantisce lo iodio anche dopo la cottura. Strizza l'occhio alla salute con i prodotti Presal Caber. Dal 1968 quelli della salamoia bolognese. Li trovi dal tuo macellaio e nei migliori negozi e supermercati. Adesso parliamo di cose buone. Questa terra, per esempio, che ha fatto nascere quest'erba verdissima, che ha nutrito questa mucca così bene che il suo latte è stato scelto da lui per fare questo. Una cosa che si fa da quasi 1000 anni, controllata da loro per garantire questo. E questo è troppo buono. E fa bene a lui, che deve crescere e fare tante cose buone. Grana Padano, il buono che c'è in noi. Incontro lui ha detto, vieni, ti riparo io. Per il primo bacio sono bastate le stelle. La loro prima stanza non aveva più pareti. Per la loro prima casa hanno scelto i saldi Shadow Dax. E a prezzi da favola hanno trovato il loro nuovo divano Larson. La funzionale cucina Sonia. E naturalmente il loro nuovo letto. Così sono ripassati per la cameretta. Abitano ancora felici e contenti e protetti dal servizio casco. Sono diventate un problema? Affidati all'esperienza Fabok. Riacquisterai la gioia di muoverti. Con la poltroncina Victoria tutto diventa più facile. Installazione veloce eseguita dai nostri tecnici specializzati e senza opere murarie. Acquista direttamente dal produttore. Garanzia, affidabilità e la sicurezza di un prodotto italiano. Grazie alle detrazioni fiscali risparmierai il 50%. Chiama, troveremo la soluzione. Fabok, al servizio della tua mobilità. I sogni esistono per essere inseguiti e realizzati, e se il tuo sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo dei viaggi, noi oggi siamo qui per esaudirlo.
la solidità di un grande gruppo, corso di formazione dedicato, allestimento integrale del negozio, prodotti altamente competitivi, ma soprattutto la presenza quotidiana al tuo fianco. Scrivici a network@lasminutour.com. Realizza il tuo sogno, apri un'agenzia di viaggio alla Sminutour, proprio come ha fatto Federico. Ho sempre avuto la voglia di lavorare con il pubblico e il settore dei viaggi sicuramente è quello che mi appassionava sempre di più. Avevo già avuto esperienze nel settore facendo parte di un altro network per un paio di anni, ma non così positivo come quello attuale con la Sminutour. Mi sono stati vicino dal primo momento all'ultimo e tutto quello che concerne l'apertura di un nuovo punto vendita alla Sminutour. Sono sempre stati quelli su cui contavo, abbiamo ampliato ancora di più la programmazione entrando a far parte del gruppo UVET e avendo anche la possibilità di essere rivenditori ufficiali dell'Expo 2015. Sono sempre più convinto della scelta di essere entrato a far parte di Lasminutour. Fiamma, il clima che hai sempre sognato. Freddo Fiamma realizza il tuo comfort con stufe e caldaie a pellet di grandi marchi. Freddo Fiamma, il clima che hai sempre sognato. Freddo Fiamma, caldaie per ogni esigenza. Rivenditore autorizzato multimarche. Contattate il nostro numero verde 800 58 67 67. Il sottotetto è la prima causa della dispersione termica. Soluzione: Isolare, il sistema rapido ed efficace del riempimento del sottotetto con lo speciale isolante termico in fibra di cellulosa. Vantaggi: più 3 gradi d'inverno, meno 3 gradi d'estate. Risparmio: 40% in meno sulle bollette del gas per sempre. Tempi e costi: il lavoro viene eseguito in un solo giorno e con costi molto contenuti. Decidi di risparmiare. Chiama Isolare, i professionisti dell'isolamento. Anastasia ha quasi 4 anni. Quando è nata, sembrava sana. Ma dopo pochi mesi, il suo polmone destro ha smesso di funzionare. Anastasia è nata con la Smart UVO, una grave malattia genetica rara che le impedisce di respirare da sola, di giocare e crescere come gli altri bambini. Anastasia ha bisogno di te. Chiama adesso l'896-5606. E sostieni Telethon, che lavora ogni giorno per studiare, trattare e curare malattie come quella di Anastasia. Fai un posto nel tuo cuore per Anastasia. Chiama l'896-5606 e con 9 euro al mese sostieni la ricerca che ha già salvato la vita a molti bambini. Chiama l'896-5606. Dona ora. Grazie. Eccoci, ritorniamo in diretta, ancora una buona domenica. Noi si continua il nostro appuntamento di oggi, a Notizie Oggi, con gli ospiti. Abbiamo parlato inizialmente il tema della famiglia, correlato da alcuni spunti importanti che purtroppo fanno notizia spesso e hanno fatto notizia spesso anche durante l'anno, che è appunto il tema del femminicidio. Però insomma, parlare di famiglia vicino a Natale è sicuramente un tema importante. Ma che cosa fa questo nostro paese per le famiglie? Perché insomma c'è stata la manovra, il martedì c'è il via libera definitivo alla Camera, e la manovra aiuta imprese, artigiani e redditi più bassi, pensioni integrative e punite, resta il nodo imposte locali. Questo è quello che scrive la stampa, ma scrivono un po' tutti i giornali. Quindi la manovra premia le famiglie e le imprese. Il bonus da 80 euro non è più una tantum, ma appunto rimarrà. Per quanto riguarda la casa, in attesa della local tax non ci saranno aumenti. Per il lavoro invece a chi assume conviene il tempo indeterminato, mentre per le partite IVA lo sconto cambia, il forfait sarà del 15%, le pensioni sono quelle ovviamente più tartassate, perché poi alla fine gli assegni integrativi diventeranno più magri, cioè aumentano le tasse sui fondi pensione, salvi solo gli investimenti in infrastrutture, mentre il costo del lavoro sarà detratto dall'IRAP, sono 6,5 miliardi che è il valore effettivo del taglio IRAP 5 in termini di cassa per lo sconto sul costo del lavoro. Queste sono alcune cose che piacciono o no, quelle che ci porteremo nel 2015. Sentiamo che c'è il telefono, pronto?
caro Massimo, buongiorno. Italo, buongiorno. Buongiorno caro Massimo, sono contento di aver preso la linea perché posso farle gli auguri di Buon Natale. A lei e alla sua famiglia. Ecco, a tutte le persone che le sono care faccio tanti auguri, anche a chi è in regia, Loris e Roberto Paoli. Senta, naturalmente gli stimoli sono sempre tantissimi. E quello che mi colpisce è il fatto che dal punto di vista giornalistico sia stato coniato questo termine di femminicidio. La parola in sé mi sembra già molto riduttiva, perché se parliamo di uomo parliamo di omicidio e parliamo sempre di donna, e il termine è stato spesso usato questa mattina, però poi lo chiamiamo femminicidio. Ci vedo qualche cosa di barbaro, di predestinato, come diceva il suo ospite. Perché quando uccidiamo una donna parliamo di femmina? Mi sembra quasi una catalogazione. Io comincerei già da un fatto di educazione linguistica e direi donnicidio, perché quando gli uomini ammazzano, i maschi ammazzano una femmina, in realtà un uomo uccide una donna. Allora cominciamo già a definire chiaramente il concetto. Si commette donnicidio, non si ammazza una femmina, perché femmina mi sembra, non so se sia una mia... diciamo un mio condizionamento psicologico. Dice che è un termine che... fa pensare proprio all'apparato riproduttivo, eccetera. Dice... Si ammazza una donna. Ecco, detto questo, poi il suo ospite cavaliere ha tracciato un panorama che io ho sentito quasi di predestinazione, cioè voglio dire, se nei miei antenati c'erano degli omicidi, io probabilmente potrei essere un omicida, allora chiaramente parteggio per Abele e non per Caino, e mi sforzo di parteggiare per Abele, perché perlomeno insomma non mi macchierei. Ecco, però poi come risultato finale del suo discorso, dove si arriva? L'uomo e la donna possono guarire da questa diciamo predisposizione naturale per chi ce l'ha? Oppure ci sono dei sistemi per poter cambiare indirizzo profondo al proprio essere, alla propria esistenza? Perché allora qui chiaramente io dovrei introdurre gli altri concetti e mi limito per tempo. Mi pare che questi due sono fondamentali, importanti. Ne parliamo subito. Sì, allora fisso soltanto il concetto che ho sentito recentissimamente una bellissima battuta che mi ha aperto il cuore, detta da uno che non me l'aspettavo, e sono contento che l'abbia detta lui, che Dio sa contare soltanto fino ad uno, e mi sembra una cosa molto bella e molto importante. Bene. Grazie. Caro Massimo, tanti auguri a lei. Grazie, Italo. Auguroni a lei e alla sua famiglia. Barbara, femminicidio, donnicidio. Allora, effettivamente. La terminologia. Allora, la terminologia ha fatto pensare anche a me, c'è sempre questa parola femminicidio, perché in termine di allevamento di animali, cioè si parla della femmina, effettivamente. Il signor Italo può averne dottor Italo, adesso non lo conosco personalmente, può averne interpretato, Italo buongiorno, il paese dei titoli, ha dato un'interpretazione che si usa più in gergo appunto diverso da quello rivolto a noi donne. Si dice la femmina, non so, la mucca, la femmina del maiale, cioè si parla sempre nel termine, ripeto, mi viene così sonoro. Del resto si tende a fare una diversificazione, perché omicidio effettivamente è rivolto all'uomo, per cui la parola femminicidio è esattamente la giusta corrispondenza per quanto riguarda la donna. Poi che possa suonare meno bene, cioè peggio, meglio, questo è molto personale. È forte, è una parola forte, una parola che fa male. Io quando sento femminicidio, ovviamente, ma non tanto in qualità di donna, non perché sono una donna, proprio mi fa male, mi fa pensare a tante cose. Volevo un attimo sottolineare il discorso che ha fatto prima Raffaele? Tutti e due. E, sul discorso dell'equilibrio, da donna attribuisco un bel po' di colpa a noi donne in questa situazione in cui finalmente, diciamo, siamo emerse nelle nostre capacità, ci vengono riconosciute, la non capacità di avere anche nella nostra forza cercato di trovare questo famoso equilibrio.
che li abbiamo un po' schiacciati questi uomini. E cioè, sappiamo tutti, siamo siete estremiste. Estremiste. Non dico che siamo estremiste, però stiamo dando un valore forse eccessivo, adesso a prescindere da quella che può essere la violenza subita, beh, che ovvio. Si subisce. Ecco, adesso non parlo di questo, certo. Però visto che siamo così forti, dico sempre io, no? Visto che abbiamo dimostrato tutte queste doti, abbiamo queste capacità riconosciute dalla storia, da Dio, la forza, no? Fisica di riprodurre, abbiamo una forza maggiore, non ritengo l'intelligenza superiore, assolutamente no, ma una forza maggiore. Invece sì. Invece sì, va bene, non voglio essere così sfrontata, io sono maschilista, non sono femminista, per quello che tengo qui. Però noi, credo sia compito nostro ricreare anche armonia ed equilibrio nella forza dell'uomo, cioè far sentire l'uomo ancora forte, senza farci schiacciare, ma quella figura che ha guidato la donna apparentemente, ma che ha guidato, cioè dovremmo ancora lasciare il gusto all'uomo dell'apparenza, del suo valore, della sua forza, del suo patriarcato. Poi rispondiamo, Raffaele, anche all'altra domanda di Italo, però prendiamo la prossima telefonata. Pronto? Buongiorno, sono Mariella da Catania. Buongiorno Mariella, benvenuta. Guardi, io non condivido proprio niente di quello che ha detto questa persona. Perché l'uomo non si deve, cioè questo è uno sbaglio che hanno fatto le mamme quando hanno cresciuto i maschietti, che si sentivano superiori. Assolutamente io non li vedo superiori, li vedo una massa di ignoranti, specialmente nei rapporti fra uomo e donna. Io sono una single per scelta, perché non ho trovato un uomo intelligente, un uomo capace di sapermi capire, perché purtroppo non è neanche possibile farselo fare su misura, cioè adesso no, purtroppo io l'avevo trovato a 17 anni, ma purtroppo è morto un mese prima del matrimonio. Ero ufficiale della Marina in servizio e il presidente se ne è lavato le mani con una ghirlanda. Comunque a me ha distrutto la vita, perché per me è importante. Ma ricordando il rapporto psicologico, non è solo il rapporto fra coppia, anche nel lavoro. Perché guardi che nel lavoro, i datori di lavoro, io dopo 7 anni che ho lavorato di notte in un bar, perché il motivo non ero allettante, io facevo il mio lavoro e basta. Mi hanno buttato fuori, mi hanno fatto firmare un foglio che ho perso i diritti, e adesso a 60 anni mi ritrovo senza lavoro. E non mi parli di Natale, perché non è Natale. Certo. La famiglia erano i miei genitori. Io non ho più la famiglia. Adesso sono sola e non posso fare niente, perché ho 60 anni e sono vecchia per il lavoro, ma sono giovane per la pensione. Quindi questi signori politici che vanno in vacanza, io gli auguro che ci facciano veleno. Perché solo così si possono ricordare chi è che soffre. Mariella, per quello che è possibile, cerchi di passare comunque un Natale sereno, magari in compagnia di amici che possono quelli diventare, non dico la sua famiglia, ma quasi, insomma, perché se intorno a lei ci sono persone con cui sta bene, può passarlo comunque in un modo migliore il Natale. Comunque parole forti, e poi era palese anche l'emozione della signora. Ne prendiamo un'altra di telefonata, poi commentiamo. Pronto? Caduta la linea? Va bene. Raffaele. Allora, per quanto riguarda il signor Italo, nell'Antico Testamento troviamo la citazione che i peccati dei genitori ricadono per 4 generazioni sui discendenti. E di conseguenza questo fenomeno dell'epicopione, come viene chiamato tecnicamente nel mondo delle costellazioni familiari, si parla di irredimenti. E questi irredimenti sono transgenerazionali e spesso e volentieri obbligano la persona viva a non vivere il proprio destino, a non compiere la propria missione in questo mondo, ma ad assecondare i comportamenti deviati che hanno portato all'esclusione dell'antenato. Con le costellazioni familiari si possono sciogliere questi irredimenti, liberare il vivo e, guarda caso, si libera anche il morto. Perché dico questo? Perché in una costellazione familiare si rappresentano
tutti questi fenomeni, e quando c'è questo movimento dello spirito, così viene chiamato nel mondo delle costellazioni familiari, c'è una generale distensione e si vede proprio che il morto, che magari prima era agitato, si acquieta e la persona sofferente, il rappresentante che rappresentava appunto il cliente che ha narrato la sua difficoltà, il suo sintomo, la sua malattia, addirittura sente una certa liberazione, che ha anche un riscontro poi nella realtà, diciamo, dopo una costellazione familiare. Perciò con le costellazioni familiari dimostriamo che non esiste il tempo, non esiste lo spazio, che i morti non sono morti proprio per niente, anzi sono talmente attivi che interferiscono nella vita dei vivi. Abbiamo una tecnica che è nata nell'ambito della psicoterapia, ripeto, la psicogenealogia è partita già dai concetti di Freud e di Jung 100 anni fa. Negli anni 50 c'è stata una forte corrente dove hanno accertato il segreto, la tomba, il fantasma, Abraham. C'era tutta una corrente negli anni 60-70 della psicoanalisi che hanno appunto messo a fuoco questi fenomeni che apparivano durante le psicoterapie. Adesso a livello scientifico è stato dimostrato la trasmissione del trauma per 3 generazioni nei topi, questo l'ha fatto l'Università di Zurigo, proprio in questo la professoressa Mansui ha fatto proprio questo nel suo laboratorio di biologia, e pertanto noi oggi abbiamo uno strumento molto efficace, molto potente, e io invito tutti quelli che vanno a fare costellazione familiare di scegliere molto bene il loro costellatore, perché è una tecnica potente. Se il costellatore non ha conoscenze della mente, del funzionamento dell'inconscio, di come si struttura un comportamento e quali sono le leggi spirituali, a mio avviso noi speriamo sempre nella clemenza di Dio che tutto vada bene, però siamo in Italia dove... Sono pochi o sono tanti i costellatori competenti in Italia? Questo a livello statistico non lo posso dire, io so semplicemente che se una tecnica nasce in un ambiente scientifico dovrebbero essere quell'ambiente a portare avanti. Ah. In Italia fai un corso di 2 anni e ti credi di essere costellatore. Io personalmente sono psicoterapeuta, per arrivare a fare lo psicoterapeuta in Italia devi fare 5 anni di studi di psicologia all'università, devi fare l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione, devi specializzarti, perciò sono 9 anni. Il medico psicoterapeuta fa 6 anni di studi universitari, l'esame di abilitazione, cioè l'esame di Stato per fare il medico, poi si specializza altri 4 anni. E poi arriva uno che fa un corso di 2 anni. Da te e diventa il guru del... questo, vabbè. Appunto, questa è l'Italia. Questa però è l'Italia. Volevo dire anche qualche cosa per quanto riguarda le dinamiche familiari. Lo diciamo dopo, sentiamo che c'è il telefono. Sì. Ecco, non facciamo attendere oltre. Pronto? Buongiorno Martire, buongiorno a tutti, tantissimi auguri. Giampiero. Pietro da Fidenza. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda l'argomento il cosiddetto femminicidio, che poi è una sfaccettatura di tutte le azioni criminali che esistono, diciamo, in questa epoca. Mm-hmm. Io ne sento parlare da un bel po' di tempo. Sento molta iniziativa, giustamente condivisa, consolidata, finché vogliamo. Però non sento mai su questo argomento, fra le varie iniziative, non sento mai una fortissima pressione a livello legislativo. Perché io sono convinto che il fattore di tutte queste tutti questi fenomeni è lo scarso provvedimento legislativo, è la scarsa disponibilità di provvedimenti determinanti. Assolutamente deterrenti al massimo, e l'applicazione, perché a volte si parla di aggravamento delle pene, aumento delle pene, poi la pena non viene applicata e non viene fatto l'aggravamento. Uno può esserci anche l'aggravamento di un aumento di 10 anni, poi non viene applicata, quello non si fa neanche un anno. Certo. Io sono convinto che la pena di morte la escludiamo, perché è una cosa troppo rapida, troppo risolutiva. Mentre invece, secondo me incide troppo poco. Ma se invece, ad esempio, ripristiniamo un ergastolo, che vuol dire a vita,
fine pena mai, è un quello che è, si rende responsabile di questi fatti, finisce in uno sgabuzzino di 2 metri quadri e ci sta fino alla fine dei suoi giorni, prima di prendere certe iniziative ci pensa sopra. Ma forse il mio ha un atteggiamento disumano. Allora, per essere umani, lasciamo che ognuno si tolga tutte le giustizie che vuole, che si permetta tutte le azioni più aberranti che vuole, perché così siamo più umani. A permettere che persone pressoché innocenti vadino a rimettersi la vita per essere umani nei confronti dei criminali, e questo lo capisco, perché abbiamo la criminalità ai vertici, figuriamoci. Tutto dipende dal fatto che noi abbiamo la criminalità nelle istituzioni, abbiamo la criminalità ai vertici. Non c'è pericolo che il delinquente possa rischiare, è un suo amico, è un suo alleato, come fa a rischiare un delinquente quando i delinquenti li abbiamo ai vertici? Grazie Giampiero, grazie per il suo intervento, le auguro un buon Natale. Insomma, le istituzioni quindi no, non fanno praticamente, o far poco o niente in questo caso. Sì, io vorrei unire un po' i due discorsi. Il discorso della parola femminicidio, do ragione assolutamente al signor Italo, se non sbaglio, sì. Bisognerebbe parlare di omicidio. Il problema è che oggi siamo a una media di una donna morta ogni 3 giorni, poco dopo l'uscita del video, in realtà ho letto di una donna morta ogni 2 giorni. Parlo così perché non abbiamo un osservatorio nazionale sul femminicidio, quindi prendiamo dati a destra e manca senza avere dei dati ufficiali. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, adesso con le 3P di Alfano sembra che si stia andando in una direzione. Il problema è che bisogna dare maggiore aiuto ai centri antiviolenza, bisogna dare maggiori pene assolutamente. Il problema è che secondo me comunque ci deve essere già un'educazione da parte nostra, da parte delle istituzioni, aiutarci ad educare soprattutto i giovani, perché saranno gli adulti di domani, perché oggi dobbiamo punire, ma bisogna più che altro prevenire assolutamente il problema. Sicuramente, questo è uno dei punti su cui bisogna fermarsi, soprattutto chi ha in mano le leggi, chi deve poi portare avanti un discorso così importante per il nostro paese, visto come sta andando poi la nostra società. Un'altra telefonata, poi dopo ritorniamo anche a Cavaliere. Pronto? Sì, buongiorno Massimo, sono Tommaso. Tommaso, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno agli ospiti, tanti auguri a tutti. Anche a lei e alla sua famiglia. Grazie mille, intanto io volevo portare qualche nota anche positiva, perché al professore volevo fare una domanda, Massimo. Sì. Quella per esempio del campo morfogenetico, se è una teoria, e volevo che invece spiegasse, perché io penso che è vero che la genetica è molto determinante su certi aspetti, e se può parlare anche del codice epigenetico, perché questo è quanto poi, così leggendo, si sente dire. Poi per quanto riguarda, io stamattina l'argomento è importantissimo, il femminicidio, ma a me piace pensare alla violenza proprio anche sotto Natale, l'aspetto che è determinante, perché io penso per esempio a quello che accade ai bambini, quelli che vengono ammazzati, penso a Loris, penso a Samuele, penso a Tommaso, se fosse, e quindi in questo caso io, se permettete, vorrei dire che combatto contro la violenza proprio in senso lato, quindi accorpo tutta quanta questa violenza, che secondo me in questo paese è violenza, vuol dire anche tassare il paese, e violenza vuol dire anche non permettere alle persone di festeggiare il Natale, perché sappiamo bene che 9 persone su 10 in questo paese non andranno a festeggiare il Natale perché non hanno sostegno. Se posso, vorrei anche dire che quello che è successo in Senato è una violenza incredibile, non so quanti hanno potuto seguire per approvare questa legge di stabilità e farla giungere alla Camera. Sono state fatte delle cose inenarrabili davvero, che un paese civile, e penso che la genetica di questo paese sia veramente determinante per non permettere alle famiglie italiane di sopravvivere decorosamente. E quindi io credo che valga la
la pena di dire che se tutti fossimo meno cattivi, e quando dico cattivi ovviamente mi riferisco a quella cattiveria non soltanto fisica, ma che i nostri politici usano per soltanto legittimare il loro modo di fare quattrini. Questo è il senso, ma con questo io vorrei davvero dare a tutti un segnale. E oltre all'autodeterminazione dei popoli, io vorrei che in questo paese, faccio un augurio, ci fosse la determinazione del popolo per cercare di portare questo paese ad essere unito e a vivere in maniera decente. Io saluto tutti veramente. Tante buone feste a tutti. Grazie Tommaso, buone feste anche lei. Rispondiamo subito dopo la pubblicità, però volevo, visto che Tommaso parlava di violenza e anche la violenza sui bambini, c'è la notizia di cronaca, insomma, dei bambini maltrattati nell'asilo privato, e questo è quello che non vorremmo più vedere. E soprattutto non vorremmo vedere che chi lavorava in questo asilo privato adesso insegna in un'altra scuola. Ma che insegnamento dà se parte già maltrattando dei piccoli? Come fa a vincere un concorso con tutte le persone che hanno voglia di lavorare, che sentono questo lavoro, sentono di stare vicino ai bambini, sono degli educatori eccezionali? Ed è una professione che viene rovinata da queste persone che non riusciamo a vedere. Devono per forza succedere questi fatti per poterli individuare, e intanto queste fanno il bello e il cattivo tempo in giro per l'Italia. Pubblicità. Iori Casa d'Aste, l'arte di vendere arte. Peter Paul Rubens, il fauno, aggiudicato. Giovanni Bellini, Madonna con bambino, aggiudicato. Stefano Bruzzi, Ritorno dal mercato, aggiudicato. Siamo interessati a visionare oggetti d'arte da collezione di ogni epoca. Sculture, dipinti, porcellane, arredi e divisioni ereditarie per le prossime aste. Stime e valutazioni gratuite il sabato mattina presso la nostra sede. Contattateci. Iori Casa d'Aste, l'arte di vendere arte. Adesso parliamo di cose buone. Questa terra, per esempio, che ha fatto nascere quest'erba verdissima, che ha nutrito questa mucca così bene che il suo latte è stato scelto da lui per fare questo. Una cosa che si fa da quasi 1000 anni, controllata da loro per garantire questo. E questo è troppo buono. E fa bene a lui, che deve crescere e fare tante cose buone. Grana Padano, il buono che c'è in noi. Da quando ho messo Winflex, la cuccetta supermorbida Kreiburg, la stalla è più sana e meno polverosa. Quasi totale azzeramento delle cellule, meno mastiti, meno costi veterinari e medicinali. Maggiore redditività, minore manodopera e più facile gestione dei reflui. E solamente eliminando il costo della paglia, i tappeti si ripagano in un anno. Problemi di circolazione? Dolori cervicali? Sciatalgia? Diabete? Da oggi indossa Aurum Therapy, la soletta terapeutica che massaggia e ristabilisce l'equilibrio in tutto il corpo. I punti sono ricamati in filo d'oro e argento e stimolano determinate parti del corpo riflesse nella pianta del piede. Classic, problemi di circolazione, piedi freddi o sudati. Superior, dolori cervicali, stress, ansia e insonnie. Exclusive, per sciatalgia o diabete. Papà, ho trovato la soluzione anche per te! Aurum Therapy, il benessere comincia dai piedi. Rinnova la tua immagine pubblicitaria. Affidati a PubliService. Ecco alcune nostre offerte. 5.000 cartoline 10x15 a soli 39 euro. Distribuzione di 5.000 volantini a 199 euro. 1.000 prevendite a 85 euro. 100 calendari da muro 349 euro. Vieni a trovarci in via Raffaello 21, nella zona SPZ di Mogliano Veneto. Telefono 041 59 37 012.
amici. Visita il nostro nuovo sito www.publiservice.info. Publiservice, il tuo studio grafico, la tua tipografia di fiducia. Sogni sono fatti per essere inseguiti e realizzati. Se il tuo sogno è lavorare nel mondo del turismo o aprire un'agenzia di viaggio, contattaci e lo realizzeremo insieme. La forza di un grande gruppo, una formazione dedicata, l'allestimento del punto vendita, politiche commerciali concorrenziali e un'assistenza quotidiana. Scrivi a network@lasminutour.com e realizza con noi il tuo sogno di aprire un'agenzia di viaggio. Io anni fa lavoravo in un'agenzia viaggi come dipendente, ma ad un certo punto avevo deciso che per me era arrivato il momento di prendere una svolta, di cambiare. Quel periodo il mio attuale socio era in cerca di lavoro e da qui è nata questa idea appunto di metterci in società e di aprire una nostra agenzia. E posso dire che aprire con un marchio come la Sminutour facilita molto le cose, perché si occupano di